Ciao, approfitto di questo insieme di linee per andare a dare un'occhiata allo strumento per cancellare, Erase. Anche lo strumento per cancellare ha delle opzioni e ha dei preset già pronti, quindi abbiamo qua questi quattro. Nella maggior parte dei casi vanno benissimo. Uno è selezionato ed è Eraser Soft quando ci andate per la prima volta in modalità 2D Animation. Quindi diciamo la gomma attualmente scelta anche quando ci troviamo con altri strumenti. Quindi anche se io sono in modalità Draw e sto disegnando, se premo il tasto Ctrl e passo, posso cancellare parte del segno. Lo sto facendo con l'Eraser Soft, che è quello selezionato appunto qui. Se invece di Eraser Soft scegliessi Eraser Hard, ora qui posso cancellare con quest'altro tipo di gomma, che in questo caso non sembra troppo diversa, però sarà la stessa che otterrò premendo Ctrl e cancellando con gli altri strumenti. Quindi momentaneamente il Ctrl mi porta ad avere la gomma ed è la gomma che avrò scelto qui. Se invece usiamo Eraser Point, noterete un comportamento molto diverso perché proprio cancella dei punti sulla curva e di nuovo, anche quando mi trovo in modalità di disegno, il Blender si ricorda qual era l'Eraser selezionato. Eraser Stroke, basta toccare un unico segno e viene cancellato del tutto l'intero segno. Se il segno lo avessi già tagliato, come in questo caso con un altro eraser, quando tocco mi cancella il segno che è rimasto, diciamo, il singolo stroke. Sarebbe quello che andando in Edit Mode posso selezionare con la selezione Stroke. Quindi vedete, questo qui, anche se sembra interrompersi, in realtà qui c'è ancora qualcosina in mezzo e quindi è un unico stroke. E se usassi Eraser Stroke e tocco qui, scompare anche quella parte. Mentre invece in questa zona è avvenuta una vera e propria separazione tra i due stroke e quindi l'Eraser Stroke mi cancella solo questo. Sono abbastanza facili da capire. I primi tre cancellano punti di una curva e ovviamente Soft non li cancella davvero, ma piano piano diciamo li rende sempre meno opachi. Anche qua posso usare F per ingrandire, Shift F per abbassare la forza. Quindi una volta che abbiamo imparato le cose per disegnare, vedete, adesso posso passare con una grossa gomma e andare ad abbassare leggermente l'opacità in tutta questa zona. Non ha cancellato davvero i punti, se vado in Edit Mode posso ancora trovare, tranne dove è diventato tutto bianco, però posso ancora trovare i punti. Quello che ha fatto è stato, diciamo, cambiarne l'opacità e i punti ci sono ancora, nella parte che è rimasta visibile. Mentre invece, appunto, quindi questi primi tre cancellano punti e Eraser Stroke riesce a cancellare l'intero stroke. Tra l'altro si può notare un po' anche in questa opzione cosa succede. Quindi Eraser Soft fa questa operazione di dissolve. Eraser Point, vedete, cancella dei singoli punti della curva. Quindi tac, scompaiono proprio i punti. Se vado in Edit Mode, quel punto non c'è più. Mentre invece Eraser Stroke cancella gli stroke. E quindi vedete, ci sono le opzioni. Ovviamente solo per Dissolve ho queste opzioni che senza scendere in dettaglio potete capire che riguardano appunto la forza, che l'avevamo fatta con maiuscolo F, quanto andare a ridurre lo spessore e quanto andare a ridurre appunto invece l'opacità, la strength, le due caratteristiche del segno che abbiamo visto finora. Quindi queste sono le gomme. Ricordatevi comunque che in ogni caso con il tasto Ctrl potete richiamarle anche mentre state disegnando. Richiamerete quella che avete selezionato, quindi ricordatevi eventualmente se vi va di usare un'altra gomma, cambiate le opzioni con lo strumento gomma e poi tornate e mentre disegnate, adesso prendo Solid Stroke, mentre disegnate è facile premere la gomma e andare a cancellare con quello che avevamo selezionato di là. Grazie e alla prossima!